proprio per stimolare anche il pesce e per riuscire a lanciare in qualsiasi condizione di acqua. Allora, poi successivamente vado a prendere questo filo che io utilizzo sempre i Techstream, i Power Thread. In questo caso la mosca, essendo voluminosa, vado ad utilizzare un 50 denari, che è nero in questo caso. Ok. Vado a legarlo sull'amo. Questi fili sono molto robusti e resistenti, quindi sconsiglio l'utilizzo delle forche. Allora, spegnere i microfoni, per favore, e videocamera. Utilizzo sempre un cutter, perché altrimenti se avete delle forbici comunque abbastanza costose e le costruite spesso, velocemente si rovina il filo e poi siete costretti a non utilizzare più la forbice. Allora, il primo trucchetto che io utilizzo per semplificarmi la vita è quello, sempre con il filo di montaggio, di andarmi a creare anche le misure e i distanziamenti per poter fare la mosca. In questo caso, siccome devo andare a creare un'estensione, mi fermo esattamente, come vedete, dove il filo di montaggio tocca la punta del gap dell'amo. Scusami, Luca, ti disturbo un secondo. Dimmi. Per far domande c'è l'opzione con la alzata di mano nelle opzioni di Skype. Poi io vedrò. Domande, sì, sì, io vedrò, io vedrò l'alzata di mano e voi intervenite, vi faccio parlare, quindi non c'è problema. Vai, okay. Luca, scusami. Ma figurati. Allora, questo è il primo trucchettino che adotto in modo tale che se voglio fare 5 mosche, bene o male, vengono più o meno simili. Quindi mi aiuto decisamente con il posizionamento del filo di montaggio. Poi io che cosa faccio? Io vado a creare questi corpi. Questi corpi sono, li ho autocostruiti, praticamente del foam nero alternato al giallo, che viene prima incollato, successivamente fustellato, sagomato con le forbici, forato con un ago, dentro un filo dello 0,40 che viene bruciato all'estremità, qua. Successivamente gli passo l'attack, il corpo è finito. Questi io me li preparo prima un po' a parte e poi li utilizzo per andare a fare i montaggi. Perché faccio questo? Riesco ad avere un'estensione in foam e praticamente non ho uno spessore dato dal foam dove vado a fissare il corpo sull'amo, quindi mi agevola anche notevolmente il fissaggio e soprattutto questo corpo rispetto al classico cilindretto applicato è indistruttibile perché c'è un'anima all'interno di uno 0,40 e quindi la mosca è indistruttibile. Lo vado a fissare. Bene. Una volta fissato, vado a recidere l'eccedenza del filo. Io chiedo scusa, non verranno sicuramente come dovrebbero venire le mosche, ma purtroppo ho il cellulare che è attaccato al morsetto e mi riesce abbastanza difficile lavorare in semplicità e in comodità. Proviamo. Arrivati a questo punto, vado ad utilizzare dell'angelina, dubbing di angelina, per creare l'inizio del torace della mia mosca. E se balla il telefono è perché involontariamente urto il supporto. Sei tranquillo. Ho lo spazio decisamente limitato. Io adesso vado piano perché vorrei farvi più che altro capire un attimino quello che vorrei fare. Poi ognuno è libero di modificarla, di farla proprio, di fare quello che vuole, insomma. Ok, perfetto. Arrivati a questo punto, vado a fissare le ali. Per le ali utilizzo semplicemente due piume di gallina. Le piume di gallina io le utilizzo leggermente più grosse del proporzionato, perché una volta che queste si bagnano, ovviamente praticamente diventa la metà. Le vado a pulire. E le vado a fissare.
una da una parte e l'altra dall'altra. Se volete fare una mosca semplice da pesca, non avete il tempo, sono è mezzanotte di sera, avete deciso di andare al giorno a pescare, questa è già una parte che volendo potete omettere. Io ve la faccio vedere completa e poi... Andiamo a fissare bene in posizione. Una volta fatto questo, vado a inserire, volendo voi potete mettere solo questi, tralasciando le due ali. Io ne metto solo due, se non mettete le ali ne mettete un po' di più. Questo è un crystal flash praticamente. Rame. Si metti tra due o tre fibre o? Sì, pochissime. Due o tre fibre. Perché in modo tale che prima di tutto rende un po' più luminescente l'ala. E secondo, se per caso l'ala, che è la parte, l'unica parte che si può rompere di questa mosca praticamente, si dovesse rompere, questo rimane lì e il suo, comunque il suo lavoro di imitazione lo fa dell'ala. Ok. Semplicemente per questo motivo qua. Poi arrivati a sto punto metto ancora leggermente un po' di dubbing di Angelina. Questo lo avvolgo molto morbido, tendo a non fare il cordoncino. Lo riporto indietro. Perfetto. Ok. Poi andiamo avanti e iniziamo a fissare gli elastici. Prendo due elastici barrati arancioni. Vi consiglio i piatti perché siete più comodi nel fissarli, essendo comunque una superficie piatta e non tonda. Ok. Vi agevola un po' di più il montaggio. E vado praticamente, se riesco a far passare le mani tra la mosca e il telefono, a fare questo lavoro. Ok, allora li vado a fissare e poi cosa faccio? Mi sposto leggermente avanti lasciando un 2 mm diciamo dell'occhiello e poi torno indietro andando a creare uno spazio di 3-4 mm tra nella zona centrale qua praticamente. Stesso discorso dall'altra parte. Vado a fissarlo prima centralmente. Poi conoscere il grado di parentela e giocare quindi per 69. E successivamente vado comunque a portarmi indietro con il filo di montaggio. Ok. Arrivati a questo punto, siccome voglio farla ultra visibile, prendo una pallina in polistirolo. Io non mi vedo più, mi vedete? Sì, sì. Ok, importante quello. Prendo una pallina in polistirolo, in questo caso gialla,
devo cercare però di vedere, no, riesco a capire cosa sto facendo. Vabbè, fa niente, non mi vedo più. La vado a inglobare all'interno, mi vedete? Perché io sì, non vedo più. Okay. Ok, ok. Vado a inglobare la pallina all'interno di questo film plastico, che è quello da imballaggio praticamente. Lo vado a raddoppiare prima per renderlo più robusto e poi successivamente gli vado a inglobare dentro la pallina. Lo vado a torcere in questo modo, in modo da formare tipo la confezione di una caramella, né più né meno. E successivamente lo posiziono e lo vado a fissare. Fissatelo bene. Sto usando comunque un filo iper resistente ma anche iper sottile, quindi se utilizzate questi fili qua non avete paura di fare un passaggio in più, un passaggio in meno. Non crea spessore. Ora qua viene, non ci sta la forbice. Ok. Poi ci portiamo indietro andando a fissare ulteriormente. Arrivati a questo punto andiamo a creare il torace per ultimare la mosca. Allora, voi potete utilizzare del cervo, del camoscio, quello che meglio credete. Io utilizzo del camoscio, ok, adesso mi rivedo. Io utilizzo del camoscio e ne utilizzo i due colori, il nero e il rusty brown. Ok. Ora vi faccio vedere come metterli in asola insieme. Allora, ci sono due semplici passaggi. Per chi ha un attimino la mano, è sufficiente prendere una sezione e una sezione, sovrapporla e pinzarla. In questo modo. In alternativa, posso pinzare prima il camoscio di un colore, in questo modo io utilizzo queste pinze, prima pinzo questo e lo recido. Queste pinze sono molto carine perché mi permettono di andare a regolare qua il pelo, anche visto che c'è un foro, e hanno due punte che mi permettono di facilitare l'ingresso in asola del materiale una volta pinzato. Ok, la proporzione della lunghezza delle... Allora, la proporzione... Innanzitutto, come avete visto, io non ho pareggiato nulla, perché non deve... ma sei moderno, con quella pinza di figa. Moderno. Io ho queste, poi se voi avete altri tipi di pinze va bene lo stesso, l'importante è che pinzano. Ah, io sono le Petit Jean, ma figa, no, quelle lì sono più belle. Va bene anche le Petit Jean, usavo quelle prima, nel senso, poi ho preso queste, ma riesci tranquillamente anche con le Petit Jean. Poi cosa faccio praticamente? Vado a tagliarmi, adesso io lo faccio così nella maniera più scomoda possibile, voi poi senza il cellulare davanti riuscirete meglio. Cosa fa? Vado a tagliare una porzione di camoscio dell'altro colore. Lo vado a posizionare sopra la pinza, lo vado a spargere, prendo l'altra pinza, la apro, blocco il materiale così, mollo questa, ho praticamente il camoscio nero e quello rusty all'interno della stessa pinza. Ora ce l'ho dalla parte opposta, vado a riprenderlo. Detto così sembra una roba impossibile, se lo fate due volte è più facile a fare che a dirsi.
vado a recidere l'eccedenza, vado a crearmi l'asola. Allora, prendo lo strumento per far l'asola. In questo caso ho bisogno di una mosca comunque robusta, resistente, e non ha bisogno il filo di essere diviso. Vado a raddoppiarlo semplicemente con lo strumento per creare un loop. Mi porto col filo di montaggio in prossimità dell'occhiello. Allora, ok, prendo il materiale, lo vado a inserire all'interno dell'asola. Così. Vado a tagliare eventualmente dell'eccedenza. Inizio la torsione. Quando inizio la torsione, prendo gli elastici, li tengo da parte in modo tale che non mi danno noia nel momento in cui faccio la torsione dell'asola. Perfetto. Una volta creata l'asola, prendo una pinza. Se la trovo, eccola qua. Io tendenzialmente prendo una pinzetta Gera Eagles semplicissima. Vado a direzionare il pelo in questo modo e inizio l'avvolgimento. Adesso io ho lo strumento che tocca il telefono, quindi ho un po' di difficoltà a avvolgere l'asola, ma inizialmente è più semplice. Non ce ne va tantissimo di materiale, perché deve solamente creare del movimento aggiuntivo, non deve rendere come primo scopo la mosca galleggiante. Poi c'è già il foam che galleggia. Sì, sì, non, serve esclusivamente per dare del movimento. Una volta fatto ciò, mi raccomando sempre l'occhiello dell'amo, che è importantissimo. Vado a bloccare il tutto. Nodo di chiusura. Ok, adesso vado. Dimmi. Ah, i lassi così lunghi, quelli dietro, li lascio. No, adesso li vado a regolare. Ok. Così. Perfetto. Allora, io tendenzialmente cosa faccio? La tolgo dal morsetto, però non so se riesco a farmelo vedere. La metto nelle mani, giusto okay, per attribuire la lunghezza. Ok, alzo un pelo. Ok. Perché devo stare in verticale, non so se cade la mosca. Ah, ok. E faccio così.
mi casca. Ok. Adesso ve la rimetto comunque nel morsetto. Poi vado a lavorarla leggermente, vado a togliere un po'. Vado a spettinarla. Poi vabbè, se siete proprio malati. Buona, molto buona. Se siete proprio malati, fate così. Puramente statica. Voilà. Eccola qua, Zampè. Perfetto. Allora, questa mosca qua io la uso sempre perché è uno, diciamo, dei miei, ops, dei miei cavalli di battaglia nel momento in cui sono a pesca d'estate, e la uso dal torrente al lago. Proprio perché nel lago vado a creare dei piccoli mending e tramite gli elastici do movimento alla classica, sì, vespa che si deposita nell'acqua e, sì, cerca di... Soprattutto i laghi alpini. Sì, sì, laghi alpini, malmite, qualsiasi, nel senso... Okay. Poi la uso in caccia durante le ore più calde, dove magari il pesce è un po' più apatico, un po' più restio a venire fuori dalla tana, così, okay, dal l'idrezza, il gacca, mm-hmm, alla traun. Allora, ho visto una mano alzata. Vai, chi vuole rispondere? No, sono io, ragazzi. Vi saluto, ma devo andare di là. Okay. Vabbè, tanto con lui ci becchiamo sempre. No. Vi saluto tutti, ragazzi. Voglio il Piacenza. Sapevo. Il detto ce l'ho sempre appeso al muro, io. Molto figurati. Bene, molto bene. Dai, un saluto a tutti, ragazzi. Speriamo di, ciao, vederci presto. Per forza. Ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Faccio così. Vediamo, facciamo una prova con questa. Ok, si vede molto bene. Sì. Ottimo. È storta, ma va bene, ok. Va bene anche da drop questa. Sì, 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 assolutamente. Io tendenzialmente non ci pesco tanto in fiume col drop, però va benissimo perché sorregge tranquillamente una ninfa del 3. Sì, sì. Ah, sì. Senza problemi, anzi, tra fome e pallina hai voglia. Poi comunque